mai si parla ora di un progetto? No, no, un progetto bellissimo, per carità, apprezzabilissimo. No, no, l'ho letto, mi documento. Guarda, sì, vabbè, allora, ma questo progetto perché ora si avvicinano le europee? E poi? Avete consegnato l'Ilva al Mittal, questa iniziativa rispettabilissima, mi sembra l'ennesimo inganno alla cittadinanza. No, avete assegnato l'Ilva al Mittal. Sì, prego. Perfetto, ok. Fai domanda, io ti rispondo. Benissimo, avete assegnato l'Ilva al Mittal. La domanda, me l'hai fatto una volta, non sono deficiente. No, nessuno lo dice. Perfetto, ci mancherebbe. Adesso, lo studio non lo conosci. No, deve rispondere perché ora... L'Ilva è a Mittal. E la risposta, l'Ilva è di Mittal. Sono fatti la domanda. L'Ilva è di Mittal. L'Ilva è di Mittal. La volevi comprare te? Potevamo fare un'azionario. No. Voi avevate parlato di chiusura. Ascoltami. Ora non c'è più la chiusura. Io continuo anche a parlare di più chiusura. Io parlo sempre. Con te, l'obiettivo non cambia. Sì, ma nei 5 Stelle non ci può essere più questo raggiungimento di obiettivo. È una tua opinione. 5 Stelle l'hanno assegnata lì. Si raggiungono, cambiano i tempi, cambiano. Quindi si prende. Le modalità. Quindi bisogna. Questa è solo campagna elettorale per l'Europa. Sì, come diceva qualcuno, fai tu. No, il cittadino si sente tradito. Voi avete parlato di chiusura. Voglio sapere, state parlando di alternativa all'Ilva e l'Ilva l'avete assegnata a Mittal. Questa è l'ennesima presa per i fondelli. E ti sei dato la risposta? No, io sto facendo. No, risponda. Se mi vuoi ascoltare, risponda. La risposta è. C'è un piano di riconversione economica. Ancora riconversione? Dopo che avete assegnato l'Ilva a Mittal? Ma basta con le prese per i fondelli. No. E poi parlate di sviluppo, di aeroporto, non si parla più. No, non c'è bisogno. No, voglio l'Ilva chiusa, quella che avete promesso voi. Quella la voglio pure io. Però è aperta. Sull'aeroporto come mai non ne parlate? Io non parlo di aeroporto. Ebbene, lei non si presenta alle manifestazioni indette dalle associazioni. No, prima delle elezioni. Ora non si presenta. Aspetta, non dire fesserie. Ora non si presenta. Lo dica alle associazioni. L'hanno invitata più volte, non lei non è mai venuta. Allora le porto le associazioni? Le porto le porto. No, lei deve rispondere. Ma vuoi conoscere lo studio? Ma lo studio, può essere lo studio più bello del mondo. Più bello del. Voi state prendendo per i fondelli i cittadini. Volete parlare di chiusura dell'Ilva dopo che la tenete aperta, dopo che avete aumentato la produzione. È una presa per il culo. I cittadini di Taranto devono sapere che questa è una presa per il culo, l'ennesima.